All'interno della nostra bocca convivono batteri buoni, protettivi, e batteri cattivi, i batteri patogeni. Al fine di tenere sotto controllo questi ultimi e di evitare che la nostra bocca vada incontro a dei grossi rischi come la perdita dei denti, è necessario attuare una corretta igiene orale a casa tutti i giorni, che comprenda uno spazzolamento corretto, l'utilizzo del filo interdentale e degli scovolini, e l'utilizzo del colluttorio. Sono dottor Lorenzo Ligas e vi presenterò i diversi tipi di colluttori. La prima cosa da dire è che ci sono tre tipi di colluttori: i colluttori antisettici, i colluttori fluorati e i colluttori cosmetici. I colluttori antisettici sono dei colluttori che vanno utilizzati nel caso di problematiche di tipo infettivo. Vanno utilizzati con dei risciacqui di 30 secondi, 2 volte al giorno, per un periodo di massimo 15 giorni, a meno di prescrizione medica. I colluttori fluorati sono quelli da utilizzare nel caso di disagi legati al tessuto dentale, come per esempio la carie. Questi servono a proteggere il dente contro gli acidi prodotti dai batteri. Gli acidi prodotti dal nostro corpo, come nel caso di reflusso gastroesofageo, oppure contro gli acidi che introduciamo con l'alimentazione. I colluttori cosmetici invece non hanno una particolare azione antibatterica, ma invece svolgono una particolare azione rinfrescante. Attenzione però, i risciacqui col colluttorio non sostituiscono lo spazzolamento. Inoltre, a chi si è già sottoposto al nostro trattamento denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei, è sconsigliato utilizzare dei colluttori particolarmente alcolici. L'igiene orale quotidiana è molto importante, ma ricorda di non saltare l'igiene orale professionale di richiamo col tuo igienista di fiducia. Prenditi cura del tuo prezioso sorriso. Ricorda, bastano pochi semplici passaggi. Se questi consigli ti sono stati utili o volessi avere delle altre informazioni, scrivici pure nei commenti. Saremmo ben lieti di rispondere ad ogni tua domanda.